Amici di Mondo Futsal, benvenuti a questo nuovo importantissimo appuntamento. Siamo al Pala Bianchini di Latina, si sfidano le All Star. È il momento culminante di una bella giornata di sport organizzata dalla Broker Sport e da Opes Italia, dal Comitato Provinciale di Latina. Calciando Opes, questo è il nome dell'evento, che culmina questa sera al Pala Bianchini con la sfida tra le All Star, tra i migliori giocatori dei due gironi di Serie D, girone A, quello nord per intenderci, il girone B con i vari protagonisti giunti appunto dal sud pontino. Arbitra nel match i signori Adriano Capuzzo e Pierluca Terminiello. Opportunità di ripartenza per Ciuffa, la conclusione, l'uscita provvidenziale da parte del portiere Francesco Grasso. Ripartono allora i blu con Piovesan, il pallone in mezzo e si sblocca il risultato, l'assist di Piovesan sfruttato a meraviglia sotto porta dal numero 4 Luca Gaglietti. Mentre si chiude il primo tempo, un primo tempo equilibrato, meritati gli applausi del pubblico per i protagonisti di questa prima parte del match tra All Star Nord e Sud di Serie D. Iniziato il secondo tempo della sfida tra le All Star dei gironi A e B di Serie D di calcio a 5. Numero 7 Ervio Passannante della Visfondi. Attenzione, intanto c'è Zappalà che si supera sull'intervento di Vlado, applausi per il portiere, ancora un intervento importante. L'abbiamo proposto in questa, l'abbiamo parlato e presentato in questa occasione. Ma tanto scusami, arriva il pareggio di Gionti, se non andiamo errati, il pari meritato direi, assolutamente meritato per il Sud Pontino. Una bella conclusione, la posizione defilata ad opera di Gionti, arriva dunque l'1-1 per il Sud Pontino. E allora sì, potete trovarlo su mondofutsalsocial.net, lì c'è questa possibilità di iscriversi e appunto anche chi non fa parte di questo mondo potersi proporsi. Anche il gol dell'immediato sorpasso, pareggio e sorpasso per il Sud Pontino, e se non andiamo errati, no, è stato Sorrentino a siglare il secondo gol dei bianchi. Dunque, terminato il secondo tempo, bisognerà giocarne un terzo da 20 minuti, vediamo adesso come va a finire la partita. Iniziata la terza e ultima frazione di gioco di questo appassionante All Star tra i protagonisti del campionato di Serie D, i due gironi, girone A maglia blu contro il girone B maglia bianca. Ebbene, il Sud Pontino ha centrato l'aggancio e poi il sorpasso nel corso del secondo tempo con Gionti e Sorrentino. Grazie a Giampiero De Clemente per questo suo intervento. Intanto qui stiamo assistendo a una terza frazione di gioco assolutamente frizzante e pirotecnica, e proprio adesso arriva il gol del pareggio del Nord Pontino, realizzato da Pigini, se non andiamo errati, è così. Dunque 2-2, lo tempo tra il 16° e il 17° minuto, l'1-2 micidiale del Sud Pontino, ma adesso arriva il sorpasso ancora, pareggio e controsorpasso dunque ad opera dei blu con la doppietta di Pigini. Ora la conclusione alla distanza ad opera di Mauro Cardillo, pallone intercettato, e allora i blu possono approfittarne con questa grande conclusione e il 4-2 firmato proprio da Del Ferraro. Ne approfitta dalla Zanna, poi questa conclusione che scheggia la traversa, applausi per l'autore di questo tiro, il numero 4 Luca Gaglietti. Lo riesce comunque a sfondare in avanti il Sud Pontino, anzi c'è questo gran controllo del gol, tutto al volo, splendido lo stop in corsa e la conclusione angolata. Fallisce però la ripartenza al nord con questo tiro dalla distanza, e poi ancora il pallone deviato da Masullo, e allora c'è la ripartenza dei blu con Vitelli, la conclusione angolata, ha segnato la quarta rete e Vitelli ha completato il tutto con il gol del 5-2. Adesso un colpo di tacco sotto porta, per un attimo Napolitano era riuscito a intervenire, ma il gol è stato ancora di Vitelli proprio sul triplice fischio. Dunque finisce 6-2, applausi strameritati per tutti i protagonisti di questa gara. E dunque chiusura in bellezza per questa bella giornata di sport al Pala Bianchini. I rappresentanti del Nord Pontino del girone A vincono 6-2 in questa sfida all Star, ma tutti bravi, tutti da applaudire in questa serata.